Ahimè, ragazzi, finisce purtroppo anche questa puntata di Funny Moon. Che peccato, però spero che si siano divertiti. Tu dici si sono divertiti? Io direi, direi di sì, anche perché abbiamo fatto un viaggio nel passato e non solo. Siamo partiti da Kit e chiudiamo in bellezza con un'altra macchina storica che è la... Ma io dico semplicemente Ritorno al futuro, quindi... La DeLorean. Com'era la frase storica, ritorniamo indietro nel futuro? Indietro nel futuro? Indietro nel futuro. Perché, ragazzi, allora, siamo partiti con una macchina storica, la supercar di Kit, e finiamo in bellezza con la DeLorean di Ritorno al futuro. Meglio di così, questa puntata non poteva né iniziare e né chiudersi. Soprattutto abbiamo visto un evento particolare che era il Dole Expo. Sì, che insomma avete potuto vedere quanta roba bella che c'è stata, insomma, per cui tutti i personaggi possibili e immaginabili del mondo del fantastico, di ieri, di oggi. Adesso aspettiamo quelli del domani, insomma, speriamo di poterlo rifare il più futuro, presto. Vediamo un pochino. E quindi, andiamo subito a vederlo con questa macchina. Sì, adesso a fine puntata impostiamo, certo, e ci andiamo a fare quest'altro bel viaggetto. Quindi non potevamo che iniziare nel migliore dei modi e chiudere nel migliore dei modi, appunto, visto che è una puntata che riguarda il fantastico e non solo, giustamente. Certo. Quindi abbiamo visto dai Transformer, dai cosplay, dalle automobili, del cinema e non solo. Ma anche i neonati, hai visto i neonati? I neonati, è vero, neonati perché... per quello che riguarda la parte delle dolls. Capito, c'era di tutto. Fumettisti, insomma, quindi una puntata colorita, non più che chi più ne ha più ne metta. E soprattutto, l'avevo detto in apertura, che quando il nostro Vincenzo appare... succede qualche cosa, no? Di particolare. Di solito non eravamo abituati a vederti inizio e fine, puntata, quindi un'intera puntata, totalmente con noi. Però evidentemente che quando presenzi dall'inizio alla fine... le sorprese non mancano. Sono contento per questo, anzi speriamo di continuare così, insomma. Bene, allora ci diamo appuntamento alla prossima settimana, dove ne vedremo delle belle, perché noi di Funny Moon cerchiamo sempre di darvi il massimo che possiamo. Però prima di salutarci, i riferimenti, vediamo se durante la puntata te li sei ricordati oppure abbiamo bisogno di altri appuntamenti per poterli ricordare. Io da una parte sono quasi felice, perché se tu mi fai questo, sì, vuol dire che te ci dobbiamo rivedere. Assolutamente sì, perché io sono smemorato, c'ho una certa età, capisci? Per cui... E quindi se ci rivediamo, se questa volta abbiamo visto Kit e Ritorno al futuro con la DeLorean, la prossima puntata chissà che vediamo. Non parlo. Ok, va bene, allora parlo io per non te. Sì, oggi ricordiamo il numero di telefono. Tutto. Che è il 333-333-8693 per chi vuole partecipare con noi in trasmissione, mandare un sms, eccetera eccetera. Se siete artisti, cantanti, ballerini, attori o semplicemente volete partecipare con noi in trasmissione, oppure se tante volte volete fare la conduzione del nostro programma, oppure chi più ne pone oggi le sparo tutte, fate come vi pare, volete lavorare con noi, potete farlo tramite questo numero, mandateci un sms e quindi sarete ricontattati e partecipare con noi in questa trasmissione e usufruire e vedere di queste bellezze come oggi, cioè almeno per me, per lui soprattutto, che veniamo da questo periodo storico purtroppo, sì. Ahimè, ci ha detto male. Esatto, ci ha detto bene. Ci ha detto bene, perché noi lo sai che ci ha detto, certo, bene. Certo, cioè chi è che può vantarsi e goderne di stare dentro una DeLorean? Ok, bravo. Detto questo, ricordiamo anche che abbiamo un canale YouTube e Facebook, quindi cliccate mi piace per essere aggiornati sulle nostre vari eventi, i nostri video, le nostre avventure, diciamo così, future e non, e sul canale YouTube dove magari se avete partecipato con noi in trasmissione potete tranquillamente rivedervi. Perfetto, giusto? Perfetto. E rivedere soprattutto lui, ricordatevi che quando rivedete questo tizio qui accanto a me, se ne vedono di tutti i colori, io dico sempre colori perché è una parola abbastanza azzeccata. Assolutamente. Ci proviamo, noi facciamo di tutto per fare vedere sempre cose, insomma, no, abbastanza particolari, perché altrimenti è brutto, sempre cose monotone, basta, certo. Insomma, cerchiamo un pochettino di cambiare, no? Cose uniche. Si fa quello che si può. Ok, detto questo non ci rimane che darci appuntamento alla prossima settimana, dove partiamo con una nuova puntata e chissà dove questa macchina ci porterà.
anni. Moon.